Ovviamente eravamo stati informati, più che altro stamattina, anzi, già si vociferava i giorni scorsi, che ci sarebbe stato questo cambio di rotta su questa risoluzione. Oggi ne abbiamo avuto la conferma e io personalmente vedo che c'è la conferma della mancanza di coraggio da parte del PD, come è successo per la legge rifiuti e adesso abbiamo anche sul tema acqua. Perché coraggio? Mi spiego meglio. Perché Reggio Emilia? Perché, no perché io sia di Reggio Emilia, ma perché Reggio Emilia era molto avanti col discorso del percorso di ripubblicizzazione. Era stato fatto uno studio che dimostrava, dati alla mano, la fattibilità e la sostenibilità anche economica della ripubblicizzazione. Questo deve aver fatto tremare qualche palazzo, soprattutto quelli di Iren, dove l'acqua è uno degli asset di maggiore introito. E ovviamente anche di maggiori dividendi per i soci pubblici. Immagino che questa sia la difficoltà. Lo immagino perché chiaramente queste strategie, posso così dualistiche, faccio ancora fatica a comprenderle fino in fondo. Reggio Emilia era un segnale forte, un segnale politico forte, proprio perché mancava poco la ripubblicizzazione, mancava la parte operativa, metterla in atto, cominciare a pianificarlo. E questo ovviamente poneva dei problemi a qualcuno, perché evidentemente non tanto i sindaci di Reggio o il sindaco di Reggio, che è tra uno degli azionisti maggiori per quanto riguarda Iren, la multiutility che a Reggio gestisce il servizio idrico, ma per il segretario provinciale del PD di Reggio, perché a bloccare questo percorso è stata la segreteria provinciale del PD di Reggio, non è stato il comune di Reggio Emilia. I sindaci ovviamente si sono adeguati alla linea di partito. Oggi vedo che viene presentata una risoluzione che genericamente se ne lava le mani, cioè non prende alcuna posizione su quel percorso così avanzato che era quello di Reggio Emilia, non prende alcuna posizione e lascia demanda agli enti locali di decidere cosa vogliono fare. E questa per me è la mancanza di coraggio. Prendere una posizione ritengo sia doveroso, visto l'impegno che c'è stato soprattutto dei comitati che hanno sostenuto la ripubblicizzazione, quindi il referendum, ma di tutti i soggetti che hanno sostenuto quella battaglia anche senza averne un ritorno d'immagine personale. E sono tanti. Questo perché quando ci si impegna in una cosa che si ritiene giusta e questa cosa va a buon fine, ottiene un grande successo come è successo per il referendum, nonostante non siano vincolanti, ignorarli almeno politicamente è pericoloso, prenderli in giro ancora meno, ancora di più. Per me qui c'è una presa in giro perché si sono fatte promesse e presi impegni che ora vengono disattesi, ovviamente non da noi che rimaniamo, come si diceva una volta, fedeli alla linea. Cioè, questo è un progetto buono, è un'idea giusta e non mancherà mai di avere il nostro sostegno. Mi spiace sinceramente, perché quando abbiamo confermato questa risoluzione ero soddisfatto che ci fossero diversi soggetti. Oggi ho saputo che c'è stato un appoggio anche della Lega, se non erro. Bene, molto bene, mi fa molto piacere. Un po' mi è dispiaciuto il fatto di aver saputo che la parte, insomma, che rappresentava la maggioranza ha deciso di togliere le proprie firme. Che dire, io non so, sarebbe troppo facile sparare sulla Croce Rossa, rimango su queste cose che ho detto, perché sono secondo me sostanziali. La nostra posizione rimane quella di appoggio incondizionato al rispetto del referendum, sempre e comunque. Ai propri territori penseranno coloro che hanno cambiato idea e quindi hanno annullato quella parte coraggiosa che la nostra risoluzione prevedeva, che sia quella di prendere una posizione precisa e chiara e di sostenere un percorso che ormai era in avanzato stato di evoluzione. Grazie.